Eccoci tornati di nuovo in studio, sempre con il dottor Caraceni e il dottor Marronaro per parlare del carcinoma alla vescica e del tumore alla prostata. Ecco, continuando a parlare del tumore alla vescica, quali sono, dottor Marronaro, i comportamenti che una persona deve tenere per evitare, ecco, che si sviluppi questo tipo di tumore? Allora, abbiamo detto che i principali fattori di rischio di insorgenza del tumore della vescica sono in primis il fumo di sigaretta e l'esposizione professionale. Quindi va da sé che la principale misura preventiva è l'abolizione del fumo. L'abolizione del fumo comporta una drastica riduzione del rischio che arriva a essere del 15% circa a 4 anni, del 60% a 15 anni e si ritorna al rischio della popolazione generale dopo circa 25 anni. Quindi è fondamentale. Il rischio di insorgenza tumore della vescica è anche legato alla durata dell'abitudine tabagica e dal numero di sigarette fumate al giorno. Quindi è importante che chi fuma, quanto prima Sarebbe smetta di fumare, importante non ecco. iniziare assolutamente, insomma, quella sarebbe la Ecco, cosa più per chi importante. già fuma, Per chi già magari è fuma importante che smetta sospende, subito. perfetto. E ovviamente la protezione dei lavoratori esposti nelle lavorazioni a rischio, chiaramente. Queste sono le due. Un'altra è la prevenzione secondaria, cioè la diagnosi che abbiamo detto purtroppo a volte non è precoce perché il sintomo più frequente è l'ematuria che non è legata allo stadio della malattia ma può manifestarsi in malattia alla fase iniziale come fase avanzata, è quello di non trascurare assolutamente, soprattutto nella popolazione a rischio, quindi per età, per abitudine tabagica, per esposizione professionale, anche un singolo episodio di sangue rosso nelle urine. Ecco, dottor Marronaro, ma lo stile di vita, il tipo di alimentazione può influire, nello sviluppo di questo tipo di tumore? Ci sono dati a favore di quest' aspetto, ma non sono così rilevanti. Insomma, sostanzialmente direi che l'abolizione del fumo è la cosa principale da La fare. cosa più importante, ecco. Invece, dottor Caraceni, per quanto riguarda, ecco, la prostata, vogliamo dire innanzitutto che cos'è la prostata? La prostata è una piccola ghiandola, grosso modo delle dimensioni di una castagna, anche della forma di una castagna. Situata subito sotto la vescica e attraversata dal canale che porta l'urina all'esterno. Ovviamente questa ghiandola è presente solo nei maschi, nelle donne non c'è, e serve per produrre la parte liquida del liquido seminale, dello sperma cosiddetto. Qual è l'incidenza invece del tumore alla prostata? Quanto è diffuso questo tipo di tumore? Il tumore della prostata è in assoluto il tumore più frequente nel sesso maschile. È molto frequente. Diciamo che un maschio tra i 60 e i 70 anni, uno su 5 si ammala o comunque gli viene fatta una diagnosi di tumore della prostata. E quindi il rischio di contrarre questa malattia, diciamo che nel sesso maschile è molto molto alto. Ecco, dottor Marronaro, quali sono i tipi di tumore che possono colpire la prostata? La forma istologica più diffusa è l'adenocarcinoma prostatico, in particolare nella sua variante acinare. Poi ci sono altri tumori che possono interessare questa ghiandola, fortunatamente poco frequenti perché se avvengono sono estremamente aggressivi e poco curabili, come i sarcomi per esempio. Poi ci sono anche delle forme di differenziazione in senso neuroendocrino dell'adenocarcinoma, ma sostanzialmente l'adenocarcinoma acinare è la forma più diffusa. Ecco, perché il tumore alla prostata nella fase iniziale purtroppo è asintomatico? Quando è bene che una persona inizi a fare dei controlli per evitare, insomma, che poi si possa arrivare tardi alla diagnosi? Allora, premetto subito che, per fare un po' di confusione, che non esistono ancora delle campagne di screening per il tumore della prostata come esistono per esempio per il carcinoma del colon retto o della mammella. I dati sono a favore dello screening, ma non c'è ancora un'evidenza scientifica così forte per il rischio di trattare malattie che potenzialmente potrebbero anche non manifestarsi mai. E diciamo che in linea di massima nella quinta decade di vita bisognerebbe iniziare a sottoporsi dei controlli, a quello che chiamiamo screening opportunistico, cioè il paziente stesso che si rivolge allo specialista, ma non, ma non la sanità che chiama il paziente. E quest'età si può spostare nella quarta decade di vita nei pazienti a rischio, che sostanzialmente sono la razza afroamericana, e i pazienti con familiari di primo grado,
affetti da tumore della prostata prima dei 65 anni. Ecco, quindi comunque dopo i 50 anni sarebbe bene iniziare, ecco, a fare dei controlli. È chiaro che posso aggiungere. Prego. Poi tutto l'iter diagnostico, questa è una cosa che è molto cara agli americani, va condivisa con il paziente, perché lo espone a tanti accertamenti che poi potrebbero anche non essere necessari. Ecco, dottor Caraceni, quali sono i tipi di controllo che devono essere fatti e con quale cadenza? Diciamo che il controllo più utilizzato è il PSA, il dosaggio del PSA. PSA significa, è un acronimo che significa antigene prostatico specifico, ed è una proteina che normalmente è secreta dalla prostata, che serve per liquefare lo sperma, farlo diventare liquido, liquefare il coagulo dello sperma esattamente. Questa proteina, essendo prodotta solo della prostata, ce l'hanno solo quelli che hanno la prostata. Il converso di questo ragionamento, l'inverso, è che dopo tolta la prostata il PSA deve essere non dosabile. Ecco. Questo è molto utile, per esempio, nei pazienti già operati di prostatectomia radicale per tumore, per seguirli nel tempo e vedere se c'è ancora malattia oppure no. Quindi sicuramente il PSA è utilissimo nei pazienti che hanno già una diagnosi di tumore. Il PSA è utile anche per individuare i tumori della prostata, però il PSA, pur chiamandosi antigene prostatico specifico, non aumenta solo quando c'è un tumore della prostata, cioè l'aumento del PSA sta a indicare che la prostata ha qualcosa che non va, ma di per sé non è indicativo di una malattia neoplastica. Quindi quando uno ha un PSA al di sopra dei valori normali, perlomeno fino a 10, siamo nella cosiddetta fascia grigia, dove il valore del PSA va interpretato dallo specialista fondamentalmente per capire perché è aumentato. Perché una parte di questi pazienti che hanno valori compresi tra 4 e 10, 4 di solito si considera valore normale, ma dipende, nei soggetti giovani diciamo anche tra 2 e 10, in questi soggetti qui un paziente che si trova con 6, 7, 8, 9, 10 di PSA non ha una diagnosi in mano. La diagnosi deve essere fatta e si deve rivolgere allo specialista. Diverso è il discorso quando il PSA è sopra 20. Un PSA sopra 20 purtroppo nell'80% dei casi corrisponde a una diagnosi poi istologica di cancro della prostata. Un PSA compreso tra 10 e 20, anche qui siamo ancora nella fascia grigia, però la probabilità di avere un tumore tra 10 e 20 è più alta che non fino a 10. Quindi diciamo che se l'80% di quelli che hanno PSA oltre 20 hanno un tumore della prostata, tra 10 e 20 questa probabilità si riduce a 30-40%, mentre invece sotto a 10 la probabilità di avere un tumore della prostata è più bassa, siamo intorno al 10-20%. Ecco, questo è il tipo di esame, poi viene fatto qualche altro PSA tipo di esame? PSA è un esame di laboratorio, può essere fatto in qualsiasi laboratorio analisi. Per la verità bisognerebbe... È un semplice prelievo del sangue. In realtà bisognerebbe fare il PSA reflex, che mette insieme il PSA libero e il PSA totale, perché in realtà di PSA ne sono due, quello libero, che è quello che non è legato alle proteine nel sangue, e quello totale, che invece è, come dice la parola, l'insieme del PSA. Usando un algoritmo si può fare il PSA reflex che consente di dosare il PSA libero solo se serve, se no non lo dosa. Quindi è consigliabile usare questo PSA che si chiama PSA reflex. Quindi, come dicevo, un esame fattibile in tutti i laboratori. Altri strumenti diagnostici, cioè non è che il valore elevato del PSA di per sé fa la diagnosi. La diagnosi si fa con una biopsia prostatica, cioè bisogna fare un'ecografia e sulla guida dell'ecografo andare a prendere dei pezzettini di prostata per farli esaminare. Quindi la diagnosi è istologica, generalmente. Oggi la biopsia prostatica può essere guidata anche dalla risonanza magnetica, è possibile utilizzare anche prima di fare la biopsia prostatica, anzi è consigliabile prima di fare la ripresa della biopsia prostatica, fare anche una risonanza magnetica della prostata. Non è una risonanza magnetica di quelle, diciamo, tradizionali, non tutte le strutture sono attrezzate per farlo, ci stiamo attrezzando,
anche nelle Marche, però insomma sulla guida di uno specialista si può trovare la struttura giusta per poter fare una risonanza magnetica dedicata che migliora la capacità diagnostica della prostata. Bene. Del tumore della prostata. Bene, e invece dottor Caraceni, quando purtroppo il tumore alla prostata è in stadio più avanzato, quali sono i sintomi? Quando è stadio avanzato il tumore della prostata si può comportare anche in maniera simile al tumore della vescica, cioè può dare per esempio sangue nelle urine, perché se infiltra, diciamo, aggredisce la vescica può sanguinare. Può dare ritenzione urinaria o comunque anche disturbi urinari come se fosse una semplice ipertrofia prostatica o può dare anche dolori ossei diffusi in caso che ci siano metastasi. I dolori ossei sono in genere dolori molto fastidiosi, possono essere curati, il dolore può essere curato sia con la terapia ormonale, ci sono diversi presidi terapeutici comunque che possono ridurre fortemente il dolore. Nei casi in cui è necessario si ricorre anche all'uso degli analgesici, naturalmente, cioè il dolore va tolto. Bene, dottor Caraceni, ma come viene curato il tumore alla prostata? Quali sono i tipi di trattamenti che vengono effettuati? Beh, bisogna parlare di questo, bisogna capire che il tumore della prostata è uno dei big killer, cioè può uccidere. Quindi in Italia muoiono 7.000 persone l'anno per il cancro della prostata, quindi non è un numero, una diciamo, cifra importante. Diciamo che facendo un paragone è quasi una guerra, insomma, è un numero importante. Il problema è come comprimere questo numero. Diciamo che nei paesi dove sono state fatte le campagne di screening si è avuto un calo della mortalità del 20%, però c'è un prezzo da pagare. Il prezzo da pagare è che per poter curare, cioè per poter salvare una vita facendo lo screening del cancro della prostata, noi dobbiamo trattare almeno 25-35 pazienti. Quindi con 25-35 trattati, uno solo di quelli è quello che effettivamente salviamo la vita. Gli altri sarebbero vissuti lo stesso. Questo che significa? Che il prezzo da pagare è che rischiamo di trattare troppe persone, cioè anche persone che non necessiterebbero o che non si giovano comunque del trattamento. Per cui la terapia, il primo sforzo che deve fare il loro specialista è quello di cercare di capire, e ci sono gli strumenti per farlo, quali sono le forme aggressive, quelle potenzialmente mortali, da quelle che invece non lo sono. Quindi proporre il trattamento, la terapia, a quelli che sono potenzialmente mortali. La prima terapia più semplice per quelli che non sono potenzialmente mortali oggi si chiama vigile attesa, che è una strategia semplicemente di non fare niente, cioè non è solo aspettare e vedere, però è fare il PSA molto frequentemente, quindi come dicevo prima, il PSA quando la diagnosi è già fatta è molto utile perché sappiamo che è legato a quello, quindi seguire il PSA molto frequentemente e fare delle biopsie, anche rifare delle biopsie periodicamente per vedere se la malattia sta crescendo. Nel caso che la malattia non cresca non si fa niente, nel caso che la malattia vada in progressione, prima che diventi aggressiva si riesce comunque a intervenire e a salvare il paziente. Quindi la vigile attesa ne facciamo troppo poca, dobbiamo farne di più, questo sì, è il concetto. E questo è importante. Proprio per evitare quello che dicevo prima. Certo. Poi la terapia normale, la terapia diciamo di prima scelta è la terapia chirurgica oggi come oggi, cioè nei pazienti comunque in buone condizioni generali, con un'aspettativa di vita lunga, non conta tanto l'età quanto diciamo l'età biologica, cioè come stai, questo è importante. Con un'aspettativa di vita lunga l'intervento di scelta è la prostatectomia radicale, che può essere fatta a cielo aperto, cioè con un taglio tradizionale, può essere fatta in laparoscopia o può essere fatta anche con il robot. Non cambia molto il risultato, cambia la ferita chirurgica che è scomparsa con la laparoscopia, e con il robot è la stessa cosa, no? Il robot rispetto alla laparoscopia non ha, onestamente non ha grossi vantaggi dal punto di vista, da nessun punto di vista, se non il fatto che è uno strumento che è più facile da utilizzare e quindi
diciamo, c'è la stessa funzione che hanno i robot in fabbrica, aumentano la produzione, ecco, però al di là di questo non ha altri vantaggi. La radioterapia è l'opzione alternativa. Ecco, in che cosa consiste? Magari lo vuole accennare. La radioterapia sì. È una terapia mirata, non è una radioterapia come si faceva una volta, oggi è cambiata molto, è una terapia fatta sulla guida di una programmazione tridimensionale, quindi identificando molto accuratamente la posizione della prostata e dando delle dosi molto elevate, fino a 7000 Gy, che è una dose molto alta, di radiazioni mirate esattamente sulla prostata. Possono essere irradiati anche i linfonodi, e quindi si può, che sono le ghiandoline vicine alla prostata, e quindi si può anche estendere il trattamento a queste piccole queste piccole ghiandolette. L'efficacia direi che è sovrapponibile a quella della chirurgia, non ci sono grosse differenze. Il problema è che comunque il paziente assume una dose di radiazioni che hanno anche un effetto cancerogeno, le radiazioni lo sappiamo, e poi se le tiene, una volta che l'ha presa se le deve tenere. In più, dal mio punto di vista, devo dire anche questo, che la radioterapia può essere fatta anche dopo la chirurgia, mentre la chirurgia dopo la radioterapia può essere sì pure fatta, ma gli effetti collaterali e i rischi aumentano in maniera notevole. Ecco, dottor Caraceni, non esiste una prevenzione primaria specifica, ecco, per il tumore della prostata. Allora, quali sono le regole che comunque una persona deve tenere nella vita quotidiana per evitare comunque che si possa sviluppare questo tipo di tumore? Allora, una delle cause del tumore della prostata è stata individuata con degli studi epidemiologici che hanno visto che paesi orientali, cioè gli abitanti dei paesi orientali, cinesi tanto per intenderci, hanno un'incidenza del tumore della prostata che è molto molto più bassa rispetto alla nostra. La stessa cosa vale per gli africani, quelli che vivono in Africa. Invece gli africani immigrati in America hanno un'incidenza del tumore della prostata che è addirittura più alta dei bianchi. Infatti, come diceva prima il dottor Marronaro, la razza negra americana, però non i negri d'America, di africani, hanno, è un fattore di rischio di per sé. Quindi questo ci sa, gli epidemiologi si sono chiesti perché, ma già da quello che ho detto la differenza è evidente, cioè quello che è diverso è l'alimentazione. No, cosa cambia tra un cinese e un americano, o tra un africano e un americano, o tra un negro africano che vive in Africa e un negro africano che si è trasferito in America? Cambia evidentemente la dieta. Quindi una dieta ricca di carni rosse, ricca di insaccati, ricca di colesterolo, di grassi animali soprattutto, è una dieta che favorisce il cancro della prostata. Questi pazienti infatti sono spesso anche in sovrappeso e anche il sovrappeso è di per sé un fattore di rischio. Se questi sono i fattori di rischio, la risposta sembra scontata, cioè bisogna vivere una vita sana fin da piccoli, fin da giovani, diciamo così, fare sport, mangiare con la dieta mediterranea, che sicuramente è diversa da quella anglosassone, dove l'incidenza e anche la gravità di questi tumori è maggiore rispetto a noi, e evitare il fumo. Anche il fumo nel tumore della prostata non è così chiaro come per il tumore della vescica, però anche lì è un fattore di rischio, quindi anche cercare di non fumare. Ecco, dottor Marronaro, vogliamo ricordare ancora una volta, ecco, l'importanza della prevenzione, della diagnosi precoce, soprattutto per chi ha una predisposizione familiare, per i fumatori, per chi magari è in sovrappeso. Sì, questo è estremamente importante, perché l'unica possibilità che abbiamo di curare un tumore della prostata e diagnosticarlo nelle fasi precoci. È una malattia che, se diagnosticata precocemente, è praticamente guaribile, non dico al 100% perché in medicina è una percentuale che purtroppo non esiste, però insomma ci avviciniamo a sopravvivenze dopo trattamento radicale, quindi prostatectomia radicale o radioterapia, di quasi il 98%, 10 anni nelle fasi, negli stadi precoci. Quindi chiaramente il messaggio è quello di soprattutto nelle popolazioni a rischio, che abbiamo già detto in precedenza, ma ripetiamo,
la razza afroamericana, i pazienti che hanno familiari di primo grado affetti da tumore alla prostata. È importante che la diagnosi del familiare di primo grado non sia avanzata, cioè avere un padre o un nonno che ha questo diagnosticato tumore della prostata a 90 anni non cambia il rischio. Insomma, la diagnosi dei familiari di primo grado deve essere fatta prima dei 65 anni, allora quello diventa un reale fattore di rischio. Questi pazienti appunto devono sottoporsi ad accertamenti più frequentemente rispetto alla popolazione generale e di solito almeno un PSA e un'esplorazione rettale ogni 2 anni. Ecco, quindi una visita urologica ecco, ogni 2 anni. Sì. Bene, ora noi ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria, restate con noi, torniamo tra poco, sempre per parlare del carcinoma alla vescica, del tumore alla prostata. Wow, che si festeggia! E dai, ancora non lo sai? Il centro scarpa che si è evoluto, d'ora in poi si chiama Geomod. E certo, Geomod a Monsano ha una vastissima esposizione di calzature, anche per i più esigenti. Uno store di grinta che appaga per qualità e convenienza sulle calzature per tutta la famiglia e per le personalità più originali e di tendenza. Linee per uomo, donna, bambino, anche nell'abbigliamento casual e sportivo. Sono presenti le firme più prestigiose. La moda è un gioco. Geomod, Shoes Fashion Style. Per giocare sul serio, su qualità e convenienza. A Monsano, Ancona.